Cari amici, buonasera e benvenuti a Green Bees. Questa sera parliamo di architettura ecosostenibile o di bioarchitettura. Ne parliamo con il direttore generale, dottor Valentino Fantini, della Walls SRL. Buonasera a tutti, ciao. Buonasera, Marco. Dottor Fantini. Allora, progettare edifici in bioedilizia, cosa significa? Significa? Per voi, ovviamente. Per noi significa progettare e costruire edifici che rispettino chiaramente l'ambiente e che rispettino anche il futuro, quindi il futuro del nostro mondo che sta proprio in questi mesi, vediamo, sempre più problematica dal punto di vista ambientale, e quindi questi edifici rispettano anche il futuro. Cos'è la Walls? La Walls è una startup innovativa che sfrutta un mio brevetto che ho depositato nel 2014 e che progetta e produce tutto quello che riguarda l'involucro costruttivo, quindi le pareti e i solai di un edificio con un sistema innovativo che appunto ho brevettato e che permette di costruire questi edifici estremamente ecosostenibili e che hanno bisogno di pochissima energia. Quindi è una sorta precostruzione? Sì, è una sorta di prefabbricazione. Prefabbricazione. Noi la consideriamo una semi-prefabbricazione, perché i nostri elementi che poi vengono installati in cantiere vengono poi installati dalle imprese del territorio, quindi anche una valenza sociale. Voi fornite Noi forniamo il un materiale. Kit che poi l'impresa tradizionale monterà, assemblerà. Quindi ha anche uno scopo sociale, appunto, per far crescere un po' le imprese di costruzione dal punto di vista tecnologico. Che qualità sono questi? Di che qualità sono fatti? Di che materiale sono allora, fatti questi? Gli edifici sono in calcestruzzo e isolante termico. Questo isolante termico è poliestirene espanso sinterizzato di derivazione da materiale riciclato e quindi sono 100% riciclabili, sia perché il calcestruzzo è già riciclabile di suo e anche tutto quello che sono le pannellature, gli altri materiali sono riciclabili. Quindi domani che l'edificio deve essere distrutto, può essere riciclato il materiale per buona parte, sì, insomma, sì, no? Sì. Deve essere riciclato per buona parte e le normative europee stanno sempre più attente alla riciclabilità dei materiali per l'edilizia. Cos'è la termoregolazione dell'aria? Allora, questi edifici sono molto performanti, talmente tanto che consumano circa 10 volte meno l'energia di un edificio normale. Caspita, è e importante quindi, questo. Lavoriamo con mezzo metro di isolamento termico. Quindi andiamo a termoregolare solo l'aria, ricambiando l'aria con l'esterno, quindi la purifichiamo e poi la scaldiamo o la raffreschiamo quel poco che basta per avere un comfort molto alto all'interno dell'edificio. Quindi queste case non hanno bisogno di un riscaldamento? Non hanno impianti di riscaldamento. Non hanno impianti di riscaldamento perché è l'aria stessa dell'ambiente che viene riciclata, riscaldata in inverno, esatto, e raffreddata in, esatto, estate. Esatto, per quel, e questa per è un'innovazione straordinaria perché fa risparmiare un sacco di soldi ai soggetti che vivono in queste. Sì. Tra l'altro poi vivono in un ambiente di aria assolutamente depurata, quindi meglio stare filtrato in casa che stare fuori, voglio dire, perché sì, se uno casa vive in campagna, sta in città, va a prendere una boccata d'aria, dove? Sul mondo? No, in casa in mia. In casa, esatto, proprio, è proprio quello che diciamo, entriamo in casa a prendere una boccata una d'aria. Una boccata d'aria buona, d'aria buona. Buona. Ma ci sono anche antisismiche queste costruzioni? Sono anche antisismiche, sono sostenibili anche dal punto di vista della sicurezza per gli occupanti. Sono progettate affinché in caso di sisma non subiscano lesioni, perché la normativa prevede che gli edifici possono subire delle lesioni e quindi io mi salvo ma devo ricostruirmi la casa. Certo. Con i nostri edifici invece mi salvo e la mia casa la riutilizzo il giorno dopo. Esatto, esatto. Questo è, visto che la nostra penisola è una penisola che è quasi tutta sismica, a tanti livelli. Chi più chi meno, questo tipo di struttura abitativa sarebbe molto utile se fosse diffusa in tutto il pianeta, in sì, tutto
e anche nel resto delle altre nazioni. In effetti 12 milioni di edifici a rischio in Italia sono tanti. 12 milioni? 12 milioni di edifici, di alloggi a rischio. Pazzesco, una cifra enorme. Una cifra enorme, tant'è che stiamo lavorando anche sulle ristrutturazioni, non sulle nuove, solo sulle nuove costruzioni. Ecco, volevo chiedere questo, se si volesse coibentare, non so se è la parola giusta, una casa già esistente, creare questo sistema si può fare? Si può fare, lo si fa dall'esterno, quindi in sostanza andiamo a costruire un cappotto esterno antisismico. Ho capito. Quindi un cappotto che conferisce all'edificio la resistenza necessaria in caso di sisma. Antisismico, ma che crea sempre quell'ambiente di aria, quindi non c'è bisogno di riscaldamento. Sempre coibentato. Coibentato, il risultato è sempre fa la termoregolazione dell'aria e tutto quanto. Quindi, dove vi troviamo, se uno ha bisogno di voi? Noi siamo a Borgomanero, in provincia di Novara. Abbiamo un sito internet, w4house.eu. Abbiamo anche un'applicazione che si chiama V4 Club, scritto tutto attaccato. E quindi all'interno del nostro portale, all'interno della nostra app, ci sono tutte le informazioni necessarie, video e tutto quanto della nostra attività, e c'è anche la possibilità di parlare e chattare con noi molto velocemente, senza prendere la macchina e fare troppi chilometri. Ecco, questo è importante. Cos'è il V4? W4 è Walls for. Walls for significa i muri per, in realtà è Walls for l'ambiente, per il green. V4 House è il risultato finale, quindi l'edificio costruito con i nostri sistemi e dei requisiti che poi abbiamo raccolto in un protocollo che si chiama appunto V4 House e che dà alle imprese di costruzioni tutti gli strumenti tecnologici e di know-how per arrivare a questi edifici. Quindi voi non solo date il materiale, ma fate da tutor, in un certo senso, alla ditta edile. Esatto. A cui si rivolge il proprietario, per far sì che loro possano essere autonomi, sì, in tutti i sensi. Sono, insomma, autonomi perché gli facciamo 7 corsi di formazione, sì, anche abbastanza tosti, e in più durante il cantiere abbiamo degli step di verifica fino alla certificazione finale. Ma questi corsi quando li fate? Prima? Li facciamo prima che loro possano... Durante la progettazione, esatto. Quindi questo avviene questa... Durano circa 6 mesi, quindi durante la progettazione... So che voi... dei vostri progetti futuri o è già attuato, avete questo sistema, lo adoperate anche nell'industriale, nei capannoni industriali, no? Lo adoperiamo anche nell'industriale, proprio perché nell'industriale, soprattutto nell'industriale dove la filiera produttiva è a temperatura controllata, c'è la necessità di coibentazione termica e di risparmio energetico. Lì si può fare molto dal punto di vista della ecosostenibilità, riducendo i consumi di circa il 70%. Quindi la bolletta che arriva, nella bolletta si risparmia il 70%. 70%. È pazzesco. Pazzesco. 70%, uno che spende un milione, no? Risparmia il 70%, vedete conto? Quindi fare delle costruzioni V4, W4, V4, giusto? V4, sei un nome strano. Bene. È italiano, strano, ma l'ho detto bene. È importantissimo, non solo per la sostenibilità, ma per la sostenibilità del portafoglio, quindi... C'è l'una e l'altra. E cosa ancora? Voi state, nella vostra iniziativa futura, state creando dei negozi dopo aver fatto. Siamo, no? dei point, i V4 point. Dei V-point, sì. Ne stiamo prendendo adesso uno sul Lago Maggiore, uno sul Lago di Garda. Questi saranno dei luoghi dove le persone potranno andare a cercare questo tipo di edifici e troveranno tutte le risposte, la progettazione, tutto quello che serve per poter accedere a questo tipo di tecnologia. Ecco, secondo lei cosa sta cambiando nell'edilizia a livello green? Nell'edilizia secondo me stanno cambiando due cose, che riguardano sempre la sostenibilità, sì, sia economica che ambientale. Dal punto di vista economico bisogna lavorare di più sulla prefabbricazione per poter far stare in piedi i cantieri dal punto di vista economico. E la prefabbricazione oggi si sta spostando molto sul green, e quindi quando le due cose, e adesso sta succedendo, convergono, a questo punto l'edilizia diventa green per necessità. Ecco, questo è molto importante. Bene, a questo punto abbiamo terminato questo incontro con il dottor Fantin, lo ringraziamo per le sue, grazie, notizie molto importanti, spero che ne farete buon uso voi che siete a casa e avete ascoltato il dottor Fantini, e ci vediamo la prossima volta. Grazie, grazie dottor Fantini, grazie, grazie a voi. Grazie, grazie a voi, buona serata. Thank you.
Cari amici, buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con Green Bees. Questa sera parliamo di prodotti high-tech per le calzature e l'abbigliamento sportivo. Ne parliamo con il dottor Massimo Baroni di Intexa. Buonasera, dottor Baroni, buonasera. Benvenuto. Grazie. Allora, cos'è Intexa? Intexa è una società che si occupa della commercializzazione di membrane, per lo più fatte con materiali termoplastici, che servono alla specifica finalità di dare diciamo così, una funzionalità anche abbastanza importante ai capi d'abbigliamento sportivo e alle calzature. Nella fattispecie questo tipo di prodotti serve per sia rendere traspiranti o meglio mantenere la traspirabilità dei tessuti, nonché evitare la penetrazione dell'acqua all'interno dei capi. Quindi questo è una membrana che viene inserita nel tessuto? Viene inserita, sostanzialmente si dice accoppiata tra un tessuto e l'altro, nel momento in cui si vuole fare un tessuto più pesante, piuttosto che accoppiata da sola sul tessuto verso l'interno e quindi in questo caso nei casi nella più... Nella scarpa invece è la parte superiore? No, è la parte all'interno che viene sostanzialmente coibentata con delle lavorazioni specifiche con queste membrane, ancora una volta per mantenere il piede asciutto e soprattutto permettere di traspirare, perché se sono tessuti tecnici hanno già una loro traspirabilità, nel caso della pelle. Ma volete prendere la toma e la... Ci sono diversi sistemi di produzione, ci sono sistemi dove si produce una calza interna che viene quindi chiusa e che viene come dire, prodotta e costruita con la membrana all'interno del tessuto, di due tessuti che si utilizzano appunto per questa calza, oppure può essere addirittura diciamo adesivata contro la tomaia. Lì ci sono brevetti diversi in corso. Bene, senti, il concetto di green, di ecosostenibilità nel vostro prodotto, dove lo troviamo? Lo troviamo nell'ambito della biosostenibilità. Bisogna confondersi tra biodegradabilità e biosostenibilità, sono due cose ben distinte. Esattamente. Nell'ambito delle membrane, nel nostro specifico caso, la membrana biosostenibile sostanzialmente deriva non dal petrolio, i componenti che ne fanno parte, appunto, che la compongono, idrocarburi, non sono di derivazione da petrolio, ma bensì da prodotti naturali. L'olio di ricino, per non fare nomi, piuttosto che semi, comunque... Meglio non berlo, perché ci facciamo un prodotto. Esatto. Fa anche se fa bene berlo, in certi casi è necessario. In teoria potrebbe anche far bene, però è un componente dal quale si ricava, appunto. Si possono sintetizzare dei prodotti chimici che poi sostituiscono, come nel caso del nylon, per esempio, la parte petrolifera, che abbiamo detto. Senta, la parola high-tech e ecosostenibilità sono compatibili, secondo lei? Sono assolutamente compatibili nel momento in cui vengono combinate nella misura corretta. Quindi certamente oggi l'alta tecnologia serve anche per migliorare l'ecosostenibilità ed è un po' quello che abbiamo cercato di fare noi con questo tipo di prodotti, che quando parliamo di membrane ricordiamoci che parliamo di film che vanno dai 5 micron massimo 30-35, quindi nell'infinitesimo. Sono trasparenti praticamente, delle cose esattamente, impalpabili quasi. Esattamente, quindi poterle costruire, quindi poterle produrre bisogna avere dei macchinari estremamente sofisticati. Ma questi li producete voi o voi li assemblate? No, noi le importiamo da aziende che sono nostri partner e le commercializziamo. Sono aziende italiane o estere? Estere per lo più diciamo nell'area Far East, quindi da Giappone a Cina. Giappone e Cina, quindi la Cina che è uno dei paesi insieme all'India inquinanti, si danno da fare anche per costruire delle cose che siano ecosostenibili. Devo dire con grande diciamo insistenza e anche motivazione, nel senso che l'azienda per esempio con cui collaboriamo noi, che è il gruppo Foshan King Wonder, che è un'azienda tra l'altro a partecipazione statale, è stata forse una delle prime a mettere a punto le membrane biosostenibili e quindi partendo anche dal poliestere, per cui il poliestere riciclabile di cui più o meno oramai tutti sappiamo, la bottiglietta che diventa tessuto eccetera eccetera, mettendo a punto questo tipo di prodotti. Io so che voi avete però non due prodotti, ne avete ben 50.
Diciamo che Intexa, nella sua vocazione di attore presente sul mercato per quanto concerne la parte membrane, quindi parliamo sempre di abbigliamento e articolo, diciamo, e calzature, è forse il più grosso in Europa per gamma di prodotti. Quindi diciamo che noi, la nostra esperienza arriva da 20 anni di mercato. Per esempio, non so, un Kiwi, no, che sappiamo tutti che diventava una sorta di sauna quando si usava, perché non aveva trasferibilità. Voi invece avete un Kiwi particolare che svolge questa funzione. In realtà sì, in realtà diciamo che dal momento in cui Kiwi, il famoso Kiwi che tutti ci ricordiamo, è uscito sul mercato, ad oggi sono passati circa 30 anni, più o meno, più poco, sì, meno. Sì. E lì l'evoluzione della specie si è vista proprio nell'ambito del rendere il prodotto, quindi non solo più vestibile, ma soprattutto più utilizzabile, soprattutto ancora per chi fa sport attivo. Quindi nel momento in cui si garantisce la tenuta all'aria, quindi antivento, si garantisce la tenuta all'acqua, chi vuole lo faceva perfettamente, con questo tipo di prodotti, con queste membrane, si è assolutamente migliorata la breathability, quindi vale a dire la traspirabilità, che quindi è fondamentale, cioè, per chi fa sport attivo. Cioè, quindi diciamo che il suo sogno è che tutti gli sportivi del mondo, tutte le squadre del mondo, atletiche, usino i suoi prodotti. Ma probabilmente li usano già. Ah, beh, senso che, meno male. Nel senso che i nostri prodotti sono venduti in tutto il mondo. Noi siamo una realtà italiana europea, quindi ci occupiamo, diciamo, della parte europea della vendita di questi prodotti. Sicuramente buona parte vengono già utilizzati. Certo, se vogliamo anche considerare un miglioramento di questo momento poco ecosostenibile che stiamo passando, se facessimo tutti un piccolo sforzo scegliendo prodotti ecosostenibili, non sarebbe male, partendo anche dalle cose più comuni. Ma ci sono delle squadre italiane che usano i vostri prodotti? Squadra di calcio o no, atletica? Mi spiego. Allora, lo sport attivo inteso come tale non bisogna guardarlo solamente nell'ambito, per esempio, della classica squadra di calcio, perché come vediamo i nostri calciatori quando vanno in campo sotto gli acquazzoni, anche recenti, si inzuppano in maniera pesante. Ma perché? Perché la maglia è molto leggera. È una maglia comunque in poliestere, quasi di sicuro, per cui è già ecosostenibile. Non ha necessità della membrana, perché nell'ambito del tipo di sport che fanno, dell'attività sportiva che fanno, diciamo che non hanno bisogno, perché è molto breve. Però chi fa per esempio running, chi fa biking, quindi va in bicicletta, sport di questo genere, in moto anche, ma chi fa sport attivo, quindi bicicletta, running, corsa in montagna piuttosto che non, ecco, in questo caso questo tipo di prodotti dà un grandissimo aiuto, perché ti permette di coprirti mentre fai sport attivo, ma insieme al fatto di potersi appunto preservare dall'acqua, anche riesce a traspirare. Quindi ha già risposto alla domanda che volevo farle: perché gli sportivi dovrebbero usare i suoi prodotti? Praticamente sì, mi ha già risposto. Bene, io ringrazio il dottor Baroni per il suo intervento, grazie, in bocca al lupo, e grazie a voi amici, alla prossima. Arrivederci.